noi non siamo un partito, siamo una roba strana, nel bene e nel male, perché i partiti magari sono più lineari, noi siamo un movimento, siamo una comunità di gente con sensibilità diverse, con aspirazioni diverse, però che nel momento del bisogno si unisce e si compatta. Abbiamo superato momenti difficili, adesso viene il bello, adesso viene il bello. Mi ha chiamato prima un giornalista del Corriere da sera chiedendo un commento sull'ultimo sondaggio che dà la Lega in forte crescita. Io sono scaramantico, non credo per principio ai sondaggi, non ci credevo quando erano troppo bassi e non mi interessano adesso quando sono tanto alti e tanto belli. Vi chiedo questo, fino al 25 maggio dobbiamo sentirci in battaglia, una comunità in battaglia contro il resto del mondo. Perché il partito unico dell'euro e dell'Europa delle banche va dal PD a Forza Italia, ad Alfano, a Monti, a Casini, a Rifondazione Comunista, a Grillo, che non ha il coraggio e la forza di dire un no secco, preciso e deciso. E poi ci siamo noi, piccoli, testardi, rognosi, rompipalle, che però quando governano fanno vedere che pasta sono fatti. Io sono 6 mesi che sto rompendo le palle a Maroni e ai miei amministratori in Regione Lombardia per copiare il Veneto su alcune cose fatte bene, in particolare sul fatto che Luca e il suo assessore sono riusciti a tenere aperti gli ospedali fino a mezzanotte per 4 giorni alla settimana. E questo cambia il meglio la vita. Cambia meglio la vita delle persone, perché non dover chiedere il permesso sul lavoro, non dover piazzare il figlio alla nonna o toglierlo dal nido per andare a fare una mammografia, un'ecografia alle 10 della mattina, ma poterci andare alle 8 di sera, è civiltà, è buona amministrazione, è buon governo. Quindi io sto chiedendo ai nostri lombardi di copiare i veneti. Le buone idee vanno copiate. Prima mi hanno chiesto, ma c'è qualche indipendentista veneto che non vede di buon occhio la Lega. Non mi interessa. Per me l'indipendenza da qualunque parte arrivi è buona cosa. Non sono geloso delle buone idee e dei buoni progetti. Chiunque ci aiuti, chiunque aiuti il Veneto a vivere meglio, perché poi l'indipendenza significa stare meglio in casa propria. Chiunque contribuisca a questo progetto è il benvenuto. Non siamo gelosi, non siate gelosi, ragioniamo con tutti, tranne con quelli che ci pigliano per il naso evidentemente, però la battaglia in difesa dei 24 arrestati non l'abbiamo fatta per motivi politici, l'abbiamo fatta perché è una battaglia di democrazia, libertà di pensiero, di parola. Le idee non si processano mai, anche le idee più folli, più sbagliate, si contestano con altre idee, non con le mani. Purtroppo non tutti la pensano così. Domani mattina siamo a Reggio Emilia a fare un incontro come questo del Basta Euro Tour, è il 25 aprile e quindi qualcuno ritiene di avere il controllo assoluto delle piazze il 25 aprile, perché il 25 aprile il colore che si deve vedere è solo il rosso. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che chi ci ha liberato erano solo rossi e non bianchi, verdi, gialli, neri? E quindi ci sono alcuni centri sociali di Reggio Emilia che hanno fatto dei comunicati stampa bellicosi, leghisti, è meglio per voi se non vi fate vedere, e io ci vado con un sorriso largo così, e voglio vedere dove sta la democrazia. Anche perché teoricamente contro l'euro e l'Europa delle banche e della finanza che massacra gli operai ci dovrebbe essere la sinistra, cioè noi dovremmo essere quelli brutti, sporchi, cattivi, razzisti, egoisti ed evasori fiscali, quindi noi dovremmo essere dalla parte del padrone, e invece siamo incredibilmente dalla parte, ormai non c'è più il padrone e lo sfruttato, anzi spesso e volentieri il padrone è quello che non porta a casa lo stipendio per non licenziare l'operaio, però certa gente è rimasta ferma 70 anni fa e sono i veri fascisti rossi quelli che non vogliono che altra gente possa parlare. Però chi se la prende? Se poi a questo aggiungiamo la diffida della Questura di Venezia a essere presenti domani pomeriggio in piazza San Marco con i leoni di San Marco, siamo veramente al delirio, siamo veramente al delirio. Io ci sarei venuto volentieri, ma poi sera sarò a Roma a combattere da ospite di Mentana, e ogni spazio che riusciamo a rubare alla televisione
lo sfruttiamo per parlare a tutta Italia di questa guerra di liberazione che stiamo facendo. Non voglio andare oltre, perché dopo Claudio dicerebbe ci fossero anche delle domande. Queste serate non sono monologhi, non abbiamo scienza e verità da infondere e diffondere, ma ci confrontiamo anche su dei dubbi che sono assolutamente legittimi. Sono dei dubbi di chi, guardando la televisione, dice: ma se esco dall'euro è un casino, io ho il mutuo, come faccio a pagare il mutuo? Che fine fa il mio conto corrente? Come faccio a pagare le materie prime? Tutto quello di cui ci hanno riempito la testa in questi mesi. Quindi se ci saranno 4, 5, 6 domande, proviamo a rispondere più che volentieri. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto con l'ultima voce che mi è rimasta, ne voglio tenere un po' domani mattina per ringraziare i centri sociali di esistere, perché ci danno un motivo in più per combattere. E vi garantisco che in questi 30 giorni, ecco, vi chiedo questo, mancano 30 giorni, 30 giorni passano in un quarto d'ora, quindi ogni giorno bisogna fatturare idee. Se poi le idee diventano voti, meglio, però bisogna porci alla gente per chiedere se non meritiamo una Treviso migliore, un Veneto migliore, un'Italia migliore, un'Europa migliore. Secondo me sì, io mi rifiuto di essere merce. Io non voglio che mio figlio, che oggi ha 11 anni, quando arriverà a 18 anni, debba scegliere se andare a lavorare in Polonia o in Australia, o accontentarsi di 4 euro all'ora in una cooperativa che ti rinnova, o in un call center il contratto di 3 mesi in 3 mesi, e poi non sai se puoi mettere su famiglia, non sai se puoi comprarti il monolocale, non sai se puoi mettere al mondo dei figli. Perché un mondo dove è il denaro, il profitto e il mercato a decidere chi vive e chi muore non è il mio mondo. Lo dico da liberista, lo dico da persona che non ritiene che lo Stato debba decidere cosa devi fare, come ti devi sposare, cosa devi mangiare. Anzi, la diversità è la ricchezza più bella che ci possa essere, e penso che qualunque leghista adori le diversità. Noi stiamo combattendo contro la moneta unica, che è l'anticamera del pensiero unico. Perché dietro la moneta unica c'è il pensiero unico. Tutti vestiti uguali, ad ascoltare la stessa musica, a leggere gli stessi libri, a rincoglionirci davanti agli stessi programmi televisivi, a comprare la stessa macchina, a mettere lo stesso orologio. Al massimo decidi che telefonino cambiare, al massimo decidi in quale centro commerciale andare il sabato e la domenica, perché piccolo è brutto, e quindi il negozio è brutto, il piccolo agricoltore è brutto, il piccolo artigiano, la partita IVA non servono. Grande è bello, che bello un mercato di 500 milioni di persone con tutte queste opportunità, ma stiamo meglio adesso o stavamo meglio 15 anni fa? Lascio a voi, al di là di tutte le dissertazioni macroeconomiche, filosofiche, ci sono più certezze sul futuro adesso o 15 anni fa? Ma non per rimpiangere i bei tempi andati di quando il Menono lasciava la porta di casa aperta. Il mondo va avanti, per carità di Dio, però la politica deve indirizzare questo andare avanti, e se l'andare avanti mette davanti la moneta e il mercato rispetto al diritto dell'uomo di vivere serenamente, non è un andare avanti che mi piace. Quindi io voglio rimettere l'uomo e la donna al centro delle scelte della politica. Il mercato viene dopo, il profitto viene dopo, la moneta viene dopo, l'uomo e la donna. Se l'economia aiuta l'uomo e la donna a stare bene, vuol dire che questo sistema economico va bene. Se l'economia massacrano, suicidano, derubano, deprimono, intristiscono l'uomo e la donna, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. L'economia deve essere al nostro servizio, non noi al servizio dell'economia. E quindi stiamo facendo veramente una battaglia di liberazione che teoricamente dovrebbe fare qualcun altro. Dovrebbero fare i sindacati, ma i sindacati italiani sono il peggio del peggio del peggio, sono il primo problema dei lavoratori. CGL, CISL, UIL sono il primo problema dei lavoratori italiani. E quindi ci sostituiamo a loro, a Confartigianato, a Confindustria, a Confagricoltura, a tutte conf, a tutti i conf del mondo. Proviamo noi piccoli. Grillo ha detto: ma la Lega è un movimentino. Gli facciamo un culo così. Il movimentino che è la Lega riuscirà a fare quello che i movimentoni, che parlano tanto e combinano poco, magari non riescono a fare. Con meno soldi, con meno agganci, con meno giudici amici,
con meno, anzi non con meno banchieri amici, con nessun banchiere amico, purtroppo.